Il mio lavoro è, diciamo, incentrato soprattutto sulla estetica della materia, la materia dell'apparato di finitura architettonico, e lavoro su tecniche che sono l'affresco, tecniche miste su intonaco. Quindi il mio lavoro principale in questo passaggio di una materia che ci trasciniamo da secoli è principalmente impostato sul rapporto spazio-tempo-materia, la composizione, la restituzione di un dipinto che nel tempo subisce una trasformazione determinata proprio da agenti esterni e da specifiche intrinseche della materia stessa. Io lavoro sulla materia dell'affresco essenzialmente, sugli intonaci e sugli storiati, però avendo dato una impronta molto contemporanea anche al mio lavoro perché l'ho fortemente contaminato, nel senso che io uso cariche inerti che non sono mie ricerche, ossidanti naturali che sono mie ricerche, e in questo modo riesco a creare una situazione di accelerazione della trasformazione della materia che vive con l'opera. Queste opere cambiano leggermente nel tempo, come le superfici murarie affrescate, noi non le percepiamo più come erano state realizzate in origine. Io ci vivo in studio, quindi per me è un elemento assolutamente inscindibile, vita-lavoro. Lo studio per me deve avere dimensione, perché io lavorando e privilegiando i grandi formati ho bisogno di spazi in cui io riesca a convivere con materia e grandi dimensioni, cosa che non è semplice. Amo moltissimo la musica, soprattutto la musica contemporanea, e questa mi accompagna come ambiente sonoro, ma non solamente di accompagnamento, di profonda riflessione, perché le sonorità contemporanee mi portano molta linfa, così anche tutta la musica, però sono un ricercatore anche in questo e ho avuto la fortuna di conoscere persone che sono veramente molto 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 dentro a questa materia e mi stanno dando degli input che io trasmetto nel mio lavoro. Poi le letture sicuramente, io giro molto per l'Italia e anche non solo, ma l'arricchimento che ho avuto nel vedere certe situazioni anche di architettura vernacolare, come si può dire, o di altre situazioni, hanno molto molto determinato e aiutato nell'azione creativa. Esistono dei muri che sono veramente miracolati. E io ho chiamato una delle mie mostre Muri Miracolati. Uno che si dedica alla ricerca artistica e lo fa con dedizione è, diciamo, qualcosa che rappresenta qualcosa di inscindibile con la propria vita. Io ho avuto esperienze in ambito europeo con dei progetti europei di sviluppo culturale, che è una cosa che perseguo e che mi ha dato grandi soddisfazioni e arricchimenti. E in più a livello internazionale ho avuto degli incarichi sempre sulla materia dell'arte e della conservazione delle opere d'arte in Oriente, soprattutto in Cina, dove ho lavorato nei due più importanti forse musei della Cina, che sono il Mausoleo Han Jianling di Xi'an e il Mausoleo della Storia dello Shaanxi, che raccoglie la pittura Tang su muro. E quindi un altro formidabile arricchimento e confronto di materiali, tecniche, percezioni, lavori, raccolta di pigmenti, scambi culturali con le persone con cui ho avuto la fortuna di collaborare e di lavorare. Questa segmentazione del tempo e della traslazione tra Oriente e Occidente mi prende dentro e penso di lavorare anche in questa dimensione. La contaminazione, beh, io sono un polimaterico, perché ad esempio qui ci sono lastre ceramiche, faccio dei tessuti, faccio qualunque cosa mi pare giusto fare per me in quel momento e faccio ricerche e poi dal mio lavoro artistico contamino anche la produzione, perché adesso sto lavorando sul
design di opere e di un tratto da mie opere che diventano elementi di rivestimento parietale, quindi opere che sono su muro ritornano su muro. È un circolo che a volte si chiude ma si apre per altre dimensioni. Sto progettando pavimenti dove anche i miei lavori diventeranno una contaminazione d'ambiente. E mi piace molto questa idea di calare il progetto di ricerca artistica all'interno dell'abitare. Questo luogo ha ospitato qualcosa che ha scenografato questo luogo attraverso dei miei lavori. Questa non è una galleria, è uno spazio privato che ha così sapientemente restaurato, ripristinato e rigenerato in chiave contemporanea l'architetto Bertoni. Il rapporto tra architettura e la mia materia qui emerge fortemente perché questo apparato, diciamo, architettonico che era una officina meccanica dove si aggiustavano macchine, nell'intervento di ripristino ha svelato dei segreti assolutamente importantissimi. Ci sono dei soffitti della fine del 400, negli ingressi c'è un apparato, diciamo, che rientra anche nella seconda metà del 900. È una continuità temporale unica. Io qui ci sono a mio agio perché i miei dipinti, i miei lavori qui sono degli intonaci che ritornano su dei muri. Con i grandi formati, quindi non è stata una vera e propria mostra, è stata una scenografia di un luogo per l'inaugurazione di questo luogo rigenerato. La materia della materia è un tema che mi coinvolge fino in fondo, cioè io ho un repertorio di pigmenti, diciamo, abbastanza unico. Nel tempo ho raccolto veramente un repertorio di pigmenti naturali, minerali, di pietre dure macinate, di altre cose che sono insomma un patrimonio che è mio, di una ricerca vera e propria. In più, lavorando anche sulle design e sugli interventi di scenografia degli interni, ho anche proprio fatto una ricerca approfondita su quelle che sono i leganti, cioè calci inerti e tutto il patrimonio che serve per rivestire con estetica, eleganza e profondità di percezione le pareti di un luogo, di un'abitazione, di un auditorium, di qualunque altro sito dove io possa intervenire. Io lavoro molto su qualcosa che è sospeso, cioè sono dei frammenti di grandissimi apparati che io immagino nella creazione del mio lavoro. Amo la grande dimensione e amo i muri grandi, importanti, e in tal senso sono riuscito a fare anche opere, diciamo, di superfici all'interno di contesti abitativi e no, di grandi dimensioni, e questo è quello che mi gratifica moltissimo nella ricerca del mio lavoro, che rientra nella profondità dei codici della materia, traslandoli in superfici che costituiscono e ricostruiscono degli ambienti in cui penso si possa stare bene.